pesante di più. Un gol storico. È un sogno che si avvera, devo dire che grande merito al mister, a tutto il gruppo. Abbiamo cominciato a crederci da quando siamo ritrovati in Sardegna. C'era qualcosa che era diverso rispetto al passato e mano a mano abbiamo acquisito sicurezza, personalità, unione di un gruppo. E stasera è stata la ciliegia sulla torta che ci fa diventare leggenda. Che cosa è davvero incredibile, no? Vincere contro chi ha inventato questo gioco nel tempio del calcio a casa loro è un godimento unico. Stiamo solamente godendo, vedete? 58.000 persone che se ne sono andate ancora prima della premiazione. È qualcosa di unico che ci fa godere. Adesso la Coppa viene a Roma, pensavano che rimanesse qua a Londra, invece ci sono rimasti male. Mi dispiace per loro, ma l'Italia è andata ancora una volta una lezione. Dalle sue parole si capisce che gli ululati, i fischi, quando avevate il possesso di palla, comunque vi hanno dato anche una carica in più. L'avevamo detto durante il riscaldamento che quello che succedeva intorno era solo un contorno. Dovevamo pensare a quello che dovevamo fare in campo ed era semplicemente